Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamo questo video per fare queste ciambelline con l'anice, quindi adattissime a questo periodo pasquale. Allora, io vado con la planetaria, metto prima il vino e lo strutto che faccio sciogliere con la foglia. Se non si scioglie bene, non importa, continuiamo poi con gli altri ingredienti. Quindi ecco, faccio girare un pochino, poi aggiungo anche l'olio, ecco qua, e poi dopo qualche minuto aggiungo anche lo zucchero. Ecco, ed ora metto la farina con gli altri ingredienti, quindi la vanillina, metto la mezza bustina di lievito. Poi ci metto un po' di cannella, vado così ad occhio, quindi qui fate a vostro gusto, se volete mettetene un pochino di più e faccio girare, non molto, Giro e aggiungo anche a questo punto anche l'anice. E anche qui io ne ho messi all'incirca, è un cucchiaio, all'incirca 20 grammi, però anche qui andate a vostro gusto, se volete potete metterne anche un pochino di più. Allora, come si attacca alla foglia? L'impasto è pronto, lo prendo e lo metto sul piano di lavoro. Poca farina, ma nemmeno serve, vedete, è bello compatto. Lo lavoro appena un pochino così con le mani e poi lo lascio riposare 15 minuti, 15-20 minuti, non in frigo, a temperatura ambiente. Ok, passato il tempo, comincio a formare le ciambelline. Io procedo così. Ne prendo un pezzettino, allungo. E poi per la misura uso il palmo della mano così. Le faccio piccoline così, se volete mettete anche il pollice e le fate un pochino più grandi. Io le preferisco piccoline, eccole qua. Adesso ve ne faccio vedere qualcuna come le faccio. Poi ho messo lo zucchero semolato dentro il piatto. Le bagno solo da un lato, cioè le intingo, scusate. E le metto sulla carta forno direttamente nella teglia. Aggiusto un pochino, vi faccio vedere. Ecco qua. Continuo. Nel frattempo, ho acceso già il forno, così lo porto a temperatura. Io il forno lo metto ventilato a 180 gradi, perché mi piacciono belle belle cotte, altrimenti anche 170 sul ventilato va bene. Allora, continuo. Poi ne farò qualcuna anche con i confettini, visto che è Pasqua, ma queste comunque potete farle in qualsiasi momento dell'anno perché sono buonissime. E quindi ne faccio un po' soltanto con lo zucchero e poi ci metto anche dei confettini colorati, li aggiungo dentro direttamente nel piatto con lo zucchero e faccio questo lavoro anche con i confettini o le codette, come volete voi. Ecco, eccoli qua. E vado a fare la prima infornata. Ed eccole qua, dopo 20-25 minuti circa, questa dose non ce ne vengono molte con questa dose, però se volete raddoppiate la dose e ne fate, di più. Vedete, sono molto, molto carine, piccoline, non molto grandi, e buone. Adesso ne spezzo una, vediamo l'interno. Eccola qua. E l'assaggiamo naturalmente. Come vedete, potete, se volete, mettere più cannella e più anice.
Io le ho fatte così e mi sembra la dose giusta. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!